Abbiamo appena ricevuto una chiamata da signor Raffaele Iagnello. Siamo qui a Giosa Marea, sulla via Umberto I. C'è un problema, a detta appunto del signor Iagnello e di altri signori cittadini di Giosa Marea. Allora adesso Iagnello ci spiega direttamente lui di che cosa si tratta. Assolutamente no, per Raffaele Iagnello non c'è nessun problema. Raffaele Iagnello è stato fermato mentre passeggiava intorno alle ore 19 di oggi, è stato fermato dalle persone che riprenderete e chiaramente lamentavano il fatto che a Napoli, credo, oggi sarebbe successo che a Napoli ha ucciso delle persone. Raffaele Iagnello non è un tecnico, crede nei valori della democrazia e assolutamente crede che in una struttura piccola come quella di Giosa Marea ci sono dei mezzi di comunicazione col sindaco, con chi voglio. La Ferrini è una persona modestissima, capace sicuramente sì, di affrontare alcuni argomenti. Ognuno dica quello che vuole, sono là, intervistateli. Ma il problema qual era? L'albero potrebbe cadere, io non sono un tecnico, l'albero potrebbe cadere, io non sono un tecnico, non lo so. Io credo che per demolire, per distruggere una cosa, per intervenire, ci vogliono i tecnici. Quindi Raffaele Iagnello non ha detto che l'albero è pericolante, si fa promotore di un'iniziativa a tutela dei cittadini che forse hanno poche capacità di comunicazione. Allora adesso faremo delle riprese dell'albero, naturalmente non siamo nemmeno noi dei tecnici, quindi l'unica cosa che possiamo dire è quella di invitare le autorità, gli organi competenti a fare un sopralluogo e a vedere se eventualmente c'è qualche problema e qualche pericolo, perché effettivamente l'albero sembra un po' più pendente rispetto a poco tempo fa, però io non riesco a giudicare da questo punto di vista. Il signor Nicola che si siede tutti i giorni qua e quindi magari lui può dirci più sicuramente com'è la situazione, peggiorata? Sì, ma è un pigno pure vicino, un pigno vicino. Ma prima non era così l'albero? Ah, no, non so se era così prima, ma ora è male comprato, più male. E quindi che facciamo? Chiamiamo i vigili? Tagliarlo. Più sicurezza. Tagliarlo, certo. Ma io posso dire che è veramente un po' battuto sulla strada, può succedere qualcosa, però sono loro a decidere se si deve tagliare, però se lo levano è meglio, così non c'è questa sporcizia a terra, pure quando passano i bambini, le persone. Poi quando ci sono i colombi cadono delle pine proprio sulla testa alle persone, insomma sono cose pericolose. Ieri questo all'albero moriva appunto fuori, a così ne finisce a niente se ne stiamo qua, non è che noi ne finiamo, veramente mal andato questo, veramente, ma non ho, avete ragione. L'hanno detto c'è tutto un mese, io mi sento cane scagliata sera, però... Ma gliel'ha detto a qualche vigile, a qualcuno? No, perché i vigili comandano. Ma non vedono proprio chi li favorevoli, chi li avevano, un mese e basta, vuol sapere quell'albero. Che specie di politici di Roma sono? Raffaele Iagnello ci sta chiedendo di fare un'ultima dichiarazione. Sì, e sono d'accordo e grazie per avermi concesso la possibilità di parlare. Purtroppo in questo paese succede molto spesso che persone che... contestano nei confronti di persone che non sono abilitate, autorizzate ad intervenire. Nel mio caso mi porto questa croce da tanti anni, tutti quelli che non sanno cosa fare, giuro che è vero. Da quando è iniziata l'intervista 5 minuti fa sono già scappate 2 persone e questo ti chiedo cortesemente di non censurarlo. Buonasera, grazie. Siciliano di Busciano.